Praticamente ho fatto la piramide d'Egizio stamattina. Oh, Maronna. Ok. Inizia un'altra giornata e io mi devo truccare, almeno ci provo, mi vorrei rendere presentabile. E sto sbroccando perché... Sì, buongiorno anche a te. Sto sbroccando perché praticamente adesso i miei capelli hanno preso la piega naturale, cioè questa, cioè stanno tutti da questa parte e io odio... Perché pare che c'ho un frontone. E invece, se voi vi ricordate, io prima vi portavo così, vi ricordate? Però praticamente questa si apre e sembra un magamagò. Anche se la sposto di qua, non si sa per quale motivo, a una certa così tornano. Manco più a riga e mezzo mi viene. Poi, quando sono sporchi, da sta parte sono belli perché rimangono tipo tutti un po' su, no? Quando sono puliti, cioè tipo adesso, sono tutti sfragnati, così. E io da questa parte così li odio. Vabbè, vedete, non ci tengono proprio più, si sono tipo alzati. Cioè hanno perso la piega in basso. Vabbè, tra l'altro sto tenendo botta, raga, a non farmi il colore. E forse non lo faccio nemmeno a Natale. Quindi stanno proprio, cioè, guardate. Adesso sembrano corti perché sono mossi, però hanno ripreso in una maniera incredibile. Ed è vero, io ho sempre preso tanta integrazione, lo sapete. Mi metto un po' di acido ialuronico nel frattempo, questo della Savonaria. E ho preso sempre tanti integratori perché sapete che il mio problema per quanto riguarda i capelli è il fatto di non poter integrare, no? E vabbè, ne ho cambiati tantissimi, a seconda di tutte le mie necessità. E funzionano perché comunque lì non tanto in lunghezza, ma li nutrono, cioè sembra proprio che ricrescano e si infoltiscano quindi dalla radice, quindi ottimo. Però io questa lunghezza non è che la vedevo più di tanto. Guardate, cioè comunque si notano, che sono molto più sani. Considerate sempre che io sono bionda, decolorata, quindi cioè la base mia è questa scura che voi vedete, quindi i capelli biondi decolorati si spezzano facilmente, insomma, sono un po' più complicati. Alla fine ho comprato l'olio di rosmarino. Ah, scusate, nel frattempo sul viso metto questo siero che adoro, che è della Chioccio Lift. È un siero contorno occhi e labbra, però io lo metto dappertutto perché mi... Già sei uscito dalla doccia? Bravissimo, arrivo! Scusate, devo andare a asciugare il tapping a mio figlio perché nel frattempo si è rotto un'altra volta, quindi fisioterapia. Antinfiammatorio perché dopo una settimana ancora ne era guarito, bloccato così, e tapping, quindi io l'asciugo e poi torno da voi. Dicevo, alla fine ho comprato il cosiddetto olio di rosmarino per stimolare la cute e tutto quanto. Lo faccio non spesso, sono sincera, faccio tutti i miei impacchi pre-shampoo, quindi proprio sulla cute, lo tengo un paio d'ore poi risciacquo, però in realtà ho fatto con quell'olio di rosmarino, l'ho messo nell'acqua, uno spray, ci ho messo qualche goccia e ogni volta che mi lavo i capelli me lo spruzzo sul capello umido prima dell'asciugatura, quindi faccio bene sulla cute e lo spruzzo sulle punte e poi tutte le sere prima di andare a letto, cascasse il mondo, io metto questo olio qui che lo devo assolutamente ricomprare. È un olio super leggero, non unge i capelli, cioè voi guardate, lo metto praticamente tutte le sere, ma lo metto anche durante il giorno. E i capelli non sono mai unti. Lo metto bene sulle punte, poi faccio la mia cipollina morbida con un elastico esclusivamente di seta. Questo poi è seta vera. Non mi strappa i capelli, non mi rimangono segni brutti. La mattina mi sveglio, stanno così. Se voglio, gli do una pettinata, se non no, e i capelli stanno da Dio, cioè veramente, veramente riprendendo. Allora, io mi dovrei truccare. Ok, io ho ripreso in mano la mia spugnetta che in realtà stamattina andrebbe bagnata, ma vi dico la verità, non mi va assolutamente di alzarmi. Ho finito quasi il correttore dell'Astra, meno male che ce n'è un altro, però devo andarlo a ricomprare assolutamente. E purtroppo il negozio, quello io lo trovo solo dai cinesi Astra, che non è cinese, lo sapete, però lo trovo solo dal cinese e non solo qui, tutti quelli che c'è intorno. Quel poco che hanno di Astra è tenuto veramente malissimo, che sarà tipo boh, di 2000 anni quello stand,
ma anche proprio tenuto malissimo perché è anche impolverato, quindi cioè, non mi ci azzardo a comprare niente, anche se trovo qualcosa che comunque solitamente utilizzo. E poi lo trovavo a un altro vicino a un supermercato, sempre in zona, un po' più lontano da casa mia. Infatti ogni volta che andavo ne prendevo tipo boh, 4-5. Ma ve l'ho detto, parliamo delle matite per le sopracciglia. Buongiorno Silvia, se vede che non prendo più il caffè la mattina. E quindi appunto prendevo lì le matite per le sopracciglia, quelle che prendo io, le B3, e non le trovo da nessuna parte quel numero, solo a quel cinese lì giù. E infatti quando appunto ci andavo ne prendevo 4, 5 così. E mo però era un po' che non ci andavo, l'ultima volta non l'ho trovate e quindi sono rimasta praticamente, non so se forse me ne è rimasta una, però ieri sono andata alla Lidl, ragazzi, contro ogni mia aspettativa, perché poi a me mi capita quando vedo, no, qualcosa che potrebbe essere similare a quella che compro, a quella che utilizzo, le prendo e sono sempre andata male, raga. Ieri ci ho riprovato, ho visto sta matita per sopracciglia alla Lidl. Dico, mo la prendo, speriamo. Raga, non solo ho azzeccato il colore, mi piace pure la stesura. Mo, ieri non so se è perché io l'avevo messa da paura, sembrava un tatuaggio. Qualcuno mi ha scritto, non tirare il fondotinta perché poi te lo porti via. Io lo porto via volontariamente, anche il correttore. Perché se lo picchietto, mi dà quella sensazione di occlusione dei pori, quindi io lo picchietto inizialmente per fissarlo un po', però poi lo sfumo subito perché a me piace proprio la pelle, cioè non mi piace che si veda truccata, quindi magari mi si vedono di più i pori, invece io faccio una piccola copertura come se fosse una crema, però poi vado a togliere tutto l'eccesso che non mi piace, quindi è una cosa che faccio volontariamente, vi faccio vedere la matita per le sopracciglia, anche perché stamattina non posso far tardi perché Stefanino c'ha bisogno un po' più d'aiuto, anzi stamattina si muove, ma fino a ieri le scarpe, le magliette, dovevo mettergli tutto io, anzi che riusciva a farsi la doccia ma con molta fatica, gli devo dare antinfiammatorio, gli devo dare vitamine, insomma oggi devo fare un po' di cose prima di andare a scuola. Ah, sei Mi riuscita a vestirti? fai questo? Che è successo? Roba qui. Mi Oh, sciogli il nodo. boh, buonanotte, mammi. Non ce la faccio a stare ore e mezza così. Sì, ho capito, però sto nodo è troppo stretto. Ma perché è così sto nodo? Boh, mi ha dato No. così non avallo. Lo sai che stanotte mi sono sognata nonna? Ma Beh, da te. però non mi ricordo. Io mi sono sognata che stavo in bagno pubblico a fare pipì. Se vede che dovevi fare pipì. Proprio per bagno pubblico, che schifo. No, tipo, proprio, era una struttura, non erano quelli blu che trovi per strada, è stato in mezzo alla strada, tipo un edificio, tipo grande quanto Capela Nostra, e chiuso sopra, piatto, Sì. entravi, bagno pubblico, Stai tutto parlando? malfamato, pieno di topi, pieno di condotti da lezione Che rotti, te stavi a vedere ieri sera? niente, i shorts, di battute, mandrake. Ah, le ritrovate nella No, pinzetta? non so Ah, no. queste Quelle valgono un neri. cacchio, ecco perché ci sto sfilando. Io comunque non vedo più un Se vuoi lo cavolo. faccio No, io. ho fatto, Fatto. peccato perché mi si rompono pure le. E mo Ah, fammi il nodo. per favore. Fiocco, perché non ce la faccio. Allora, siccome ho finito mi faccio pure sopracciglia. Allora, la matita è questa ed è molto bella perché c'è anche il. Silvia, hai sbagliato brucio. C'è anche il pettinino, che era tantissimo che non trovavo le matite con questo pettinino qua. Ma io, che cazzo? Metticele, vecchia amore, sono nuove, ne hai messe mai. Allora ragazzi, come volevasi dimostrare, ho fatto talmente di corsa che non solo mi è venuta la merda, ma non riesco neanche a farvi vedere il colore, perché comunque nel frattempo mi stavo a fare sopracciglia, ho fatto i capelli a Stefano, poi mentre mi stavo a rifare altre orte sopracciglia mi ha chiesto se... Che mi ha chiesto? Ah, il deodorante, perché ormai si era messa la maglietta, quindi io ho messo così senza essere spogliasse. E quindi niente, quando faccio le cose di corsa, questo è il risultato. Però per farvi capire che comunque la matita era bella, ma niente, non riesco. Ragazzi, un'altra gioia meravigliosa. Mi hanno mandato questo nuovo aspirapolvere dell'Ultenic. E questo è quello senza fili, quindi io molto felice di provarlo. Ed è O12 Besla Vacuum. Andiamo subito
ad aprirlo perché voglio vederlo insieme a voi. Da quando ho iniziato ad utilizzare gli aspirapolveri senza filo, ragazzi, odio profondamente tutto quello che appunto va a corrente. È incredibilmente compatto e stento a crederci che qui dentro ci sia un aspirapolvere. Filtro di ricambio. Accessorio indispensabile, almeno per quanto mi riguarda, lo uso tantissimo quando insomma ce l'hanno in dotazione, perché ci aspiro solitamente questa parte qui del divano, perché come vedete entra perfettamente, e anche diciamo qui tra le righe delle sedute. Le spazzole sono molto diverse dalle solite e sembra che diano proprio l'idea di afferrare bene la polvere. Il prezzo pieno è di 199,99, con lo sconto del Black Friday 149,99, ma se aggiungete il mio codice sconto, che è Silvia U12V, avrete altri 10 euro di sconto per un prezzo finale di 139,99. Allora, è estremamente compatto quando è alla sua lunghezza minima, vedete, è proprio piccolino. Tramite questo bottone potete decidere le varie altezze. Si blocca a seconda dell'altezza che voi desiderate, l'altezza massima, ma volendo possiamo abbassarlo quanto vogliamo. Io direi di andarlo assolutamente a provare, perché anche con il Tenic, ragazzi, ho avuto delle grandi soddisfazioni. Andiamo ad accendere. Wow! Ma che cos'è questo display? Oh mio Dio, ma è la cosa più bella del mondo! No, vabbè, non ci posso credere! È stupendo! Questo qui è la funzione luce. Vedete? Da questo pulsante andiamo a regolare l'aspirazione. Dalla minima alla massima. Ragazzi, questa è l'unica aspirapolvere che mi passa sotto il divano. E arriva tutta. L'aspirapolvere ha diverse velocità. La funzione Eco 60 rappresenta lo stato di lavoro a bassa velocità dell'aspirapolvere. 90 invece è lo stato di lavoro a media velocità. 120 lo stato di lavoro ad alta velocità e 150 rappresenta lo stato di funzionamento dell'aspirapolvere come auto. Siccome siamo nella settimana del Black Friday, io vi consiglio di dare un'occhiata al sito e approfittare del codice sconto. E ringrazio tantissimo Ultenic per aver sponsorizzato questo video. Ragazzi, siamo ancora con la casa in condizioni, non vi dico come, perché abbiamo portato delle cose di mia suocera, tra cui tutte pentole praticamente nuove, ragazzi, guardate che meraviglia, infatti le ho prese perché sono, a parte sono nuove, così svecchio un po' quello che ho, poi sono belle grandi, quindi per noi anche quando faccio insomma il pollo, comunque c'è qualcuno, ho le pentole belle grandi.
E queste me le sono prese perché assolutamente mi servivano. La mia cognatina ha regalato qui al nostro Sor Pampurio la vaporiera. Questa è originale, ragazzi, del Giappone. Bellissima, perché poi mia cognata viaggiava tantissimo. Ragazzi, non l'hanno mai usata. Guardate che bella. Io in realtà la volevo già comprare da tanto alla Lidl. Vedete, a due piani. Però Lillo mi ha sempre detto no. Adesso mia cognata l'ha portata, ma questo è un pezzo, insomma, bello. Dobbiamo cercargli, trovargli un posto assolutamente perché non saprei proprio dove metterla. E poi Lillo si è riportato anche questo aggeggio che serve una parte dove si cuoce la carne e dall'altra si riscalda il pane. Non lo so quanto lo useremo, però insomma l'abbiamo riportato a casa e vediamo un attimo alle brutte. Insomma lo regaliamo, io lo riconsegno a mia cognata, adesso vediamo un po', anche se noi poi i panini li facciamo spesso. E qui invece mi sono riportata io una cosa perché Lillo voleva buttare, lui è uno del team butta tutto, però io faccio veramente tanta fatica a buttare delle cose e quindi mi sono voluta portare a casa i suoi biglietti della sua nascita. Mia suocera aveva fatto proprio per la nascita, ci tenevo tanto a tenerli, ecco, sono tantissimi, qui ci sono anche le buste perché probabilmente qualcuno l'ha spedito, qualcuno no, però vi dico la verità, faccio tanta tanta fatica a darlo via, a liberarmene, quindi per il momento rimane qui. E qui ho ancora qualche fiore, questa è appassita, la devo buttare, ma questa settimana non ci siamo stati mai praticamente in casa. Questi sono i fiori che poi ci fanno riportare via, diciamo, dal crematorio, perché non si possono mettere fiori. Anzi, la ragazza molto carinamente gliene ha fatto mettere uno a Stefano e Stefano gli ha messo una rosa rossa. E io devo cominciare, devo editare, devo mettermi a lavorare a un video perché oggi è stato il primo giorno di casa, tra virgolette, perché Stefano praticamente ieri abbiamo avuto una partita. E si è fatto male di nuovo sul campo, non si muove più con il collo, è praticamente questo, bloccato, piangeva disperato perché ha preso una contrattura dietro qui e in automatico gli si è infiammato tutto il collo. Fatto sta che non l'ho potuto mandare a scuola oggi perché non poteva neanche scrivere, è stato praticamente rigido tutto il santo giorno. Quindi stamattina, che era una mattinata in cui avevo tante cose da fare, tra cui fare delle cose lavorative importanti, l'ho dovuto portare a fare la fisioterapia, ovviamente si fa, e poi però comunque l'ho, tra virgolette, obbligato anche a studiare, a ripassare cose che erano della scorsa settimana, però insomma qualcosa deve fare quando sta in casa, non mi piace che sta tutto il giorno buttato senza fare niente. Quindi ha ripassato e ha studiato alcune cose che non aveva potuto finire di studiare, anche se l'avevo giustificato, vi dico la verità, perché come vi ho detto, da giovedì 9 noi non siamo mai stati a casa. Il fatto sta che ieri dopo la partita, all'1:30 più o meno, abbiamo finito e tutto, siamo andati a pranzo dai miei cognati. In realtà volevamo fare ancora delle cose, solo che mia cognata carina ha detto no, basta ragazzi, oggi non facciamo niente, stiamo insieme, ed è stata una giornata molto bella perché siamo stati veramente tutti insieme, anche i nipoti, e difficilmente i cugini riescono a stare tutti e tre insieme. Poi noi abbiamo, praticamente abbiamo tutti e tre maschi e tutti e tre figli unici, e mia suocera avrebbe voluto tantissimo la femmina, non gli ha fatta nessuno sta femmina, però loro sono molto uniti tra cugini e quindi siamo stati lì, anche se Stefano, poverino, essendosi fatto male, porello, è stato tutto il giorno imbalsamato sul divano, però noi siamo stati, vi dico la verità, molto bene e avevamo, cioè c'era proprio questa voglia di stare insieme, forse anche per non sdrammatizzare, ma farci sentire meno la mancanza, no? Perché come forse non ve ne ho parlato mai abbastanza, ma mia suocera era, io la definisco tra virgolette ingombrante, ma in senso buono, era una persona che non passava inosservata perché cioè si sentiva, quindi la mancanza, raga, si sente tantissimo. Stare in quella casa senza mia suocera è, giuro ragazzi, tremendo, tremendo. E però nell'insieme siamo riusciti a stare bene, siamo riusciti anche a strapparci dei sorrisi, ricordando delle cose. Tra l'altro, una curiosità che poi ci ho fatto caso oggi perché ero su WhatsApp, il mio stato WhatsApp è una frase che
diceva sempre lei, soprattutto nei primi anni in cui stavo con Lillo, era una frase che diceva tantissimo ed era male non fare e paura non avere, ed è una di quelle frasi che io proprio mi tatuerei, cioè proprio la sento proprio mia. Fatto sta che lei la diceva sempre, io di conseguenza la ripetevo e l'ho messa come stato WhatsApp, e quindi ogni volta che guardo quel motto che ho su WhatsApp mi viene in mente lei. Oppure diceva sempre chi c'ha mamma non piange, ed è secondo me significativa anche questa come frase. E quindi diciamo che è stata alla fine una giornata veramente molto 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 piacevole, e speriamo soprattutto che riusciamo a star bene il giorno di Natale, raga, perché il giorno di Natale, sapete, Stefano poverino mi ha detto quando è successo, raga, io non sapevo come dirglielo, perché comunque lui è la nonna, cioè raga, la nonna, e poi lui la vedeva ultimamente ancora più spesso, perché col fatto che Lillo si andava a allenare, sapete che c'ha la palestra giù nel salone della mamma, e lui spesso stava su dalla nonna e quindi la vedeva tanto, ed è stato veramente un colpo. Fatto sta che in un video avevo registrato Mi preparo con voi, dove parlavo del fatto, diciamo, dei cambiamenti comportamentali di Stefano. Quindi avevamo deciso, anche per alcuni avvenimenti, insomma, avvenuti a scuola, si era sentito male, cose del genere, la nostra pediatra ci aveva consigliato una chiacchierata con uno psicologo, e lui era molto propositivo a questo incontro. Fatto sta che io ho preso questo appuntamento con lo psicologo, e poi è successo di mia suocera, quindi quell'incontro con lo psicologo secondo me ha avuto ancora più valenza, perché diciamo che è cascato un po' a fagiolo, era stato preso prima per altre motivazioni, come ripeto, però è capitato a fagiolo, e quindi io spero che riesca a tirar fuori le emozioni brutte, perché Stefano riesce a esternare molto bene la gioia, la rabbia benissimo, lo scassamento de cavolo benissimo, ma per quanto riguarda esternare la sofferenza, anche quando è successo di mia suocera, abbiamo avuto dei grandi problemi. E quindi diciamo che abbiamo anche questa piccola cosa di Stefano, e cerchiamo di stargli ancora più dietro, perché è proprio una fase particolare questa, già è una fase particolare per l'età. In più è successa anche questa cosa, che ancora non avevamo metabolizzato neanche Phoebe, e voi direte vabbè, non puoi paragonare Phoebe alla nonna, assolutamente, ma comunque parliamo di un bambino di 10 anni, quindi sono tante cose insieme. E oggi, leggendo i vostri commenti sull'ultimo vlog, una Gerbera ha scritto una cosa che mi è rimasta proprio come se me l'avessero martellata col chiodo nel cuore, e ha scritto proprio: il cuore in alcuni periodi non ha tregua, non ha pace. Ed è una cosa che mi ha colpito tantissimo, perché effettivamente ci sono quei periodi in cui veramente il cuore non ha un attimo di tregua. È veramente una cosa, quando si accaniscono gli eventi, è tutto molto complicato. Comunque mi metto a lavorare ad alcune clip, perché sono le 7 di sera e tra un po' arriverà Pampurio, che giustamente vorrà mangiare. Ho appena girato un video haul, ma ancora devo provare tutto, quindi ho registrato, diciamo, la parte dello spacchettamento, adesso dovrò girare tutta la parte del try on haul, diciamo, no? Dei vestiti indossati, ma ormai farò domani perché fuori è buio. Al buio, con un mare di stanchezza, e guardando il Grande Fratello, perché ho visto che è entrata Perla, quest'anno non l'avevo seguito per niente, come vi ho detto su Instagram non ho mai visto una puntata, non ho proprio mai visto nulla, solo che mi è capitato su TikTok, ho visto Perla e Mirko che parlavano, ho detto what? Che succede? Quindi ho capito che era entrata lei e ho iniziato a guardarlo stasera, anche se poi a me fondamentalmente la diretta non mi piace tanto perché mi annoio da morire. E però non avevo visto nemmeno la striscia, poi non c'è più Pomeriggio 5 con la D'Urso, quindi non guardo più nulla, e quindi ho iniziato a guardarlo. Mi vado a fare una bella doccia, che praticamente sono le 10:30, scusate c'è la televisione sottofondo, ma che vi frega, sono le 10:30, io ancora mi devo andare a lavare perché stavo lavorando appunto a una preview sempre di una questione di lavoro per un'azienda,
e ho finito adesso, anzi ho elaborato, quindi adesso giro la preview all'azienda e se me la approva per questa sera ho finito, altrimenti andrò avanti a oltranza. E io vi do un bacetto con lo schiocco, grazie per aver visto il video come sempre, iscriviti al canale e attiva la campanella perché YouTube fa sempre il birichino. Ci vediamo al prossimo video e domani siete migliori di oggi. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.